La locandina appoggiata a terra recita il requiem per l'intera comunità di Zerman, piccola frazione di Mogliano Veneto. Ieri mattina un papà che andava al lavoro in auto in questa fabbrica a Marcona, a pochi chilometri da casa, ha posteggiato la sua auto sul retro, è sceso, ha chiuso la macchina ed è andato nel magazzino. La macchina era posteggiata lì, dietro questo furgone, in quello spazio che adesso è vuoto. E la bambina è rimasta sotto il sole per 5 ore. Sono stati i colleghi di lavoro, uscendo all'ora di pausa, ad accorgersi di quanto fosse successo. Alle ore 13 ho sentito l'ambulanza e basta. Dopo alle 3, verso le 15, ho saputo la notizia. 5 ore sotto il sole. Le urla, la disperazione, l'ambulanza e i carabinieri sono arrivati tutti subito dopo il papà, che non pensava, non credeva di aver portato la piccola di un anno con sé e di averla dimenticata in auto. Io sentivo l'ambulanza. Mi hanno detto che è arrivata sua mamma disperata. Non voglio essere sul posto. Per la bambina non c'è stato nulla da fare. È morta appena arrivata all'ospedale di Mestre. Se ne sono resi conto, la mamma continuava a dire, no, ma anche stamattina non me ne rendo conto, non me ne rendo ancora conto, è vero. Don Paolo è il parroco di Zerman, dove abita la famiglia, e la famiglia frequenta la sua parrocchia. Da ieri è una presenza costante al fianco di papà e mamma, che hanno dovuto spiegare alla figlia più grande che la sorellina non sarebbe tornata. La bambina ha 4 anni, la mamma deve averle detto che la sorellina è partita per il cielo, ma... Il papà si sente in colpa? Il papà non è stato lì, ma non apre bocca, chiaramente. Noi possiamo immaginare, credo, che cosa può sentire un papà che si è trovato anche lui a vivere questa esperienza, certamente non voluta, non cercata. Ho visto ieri sera che c'erano degli amici, c'erano anche i nonni presenti, quindi speriamo che queste presenze vi aiutino a guardare avanti, perché credo che si tratta anche di guardare avanti. Tecnicamente si chiama sindrome del bambino dimenticato. Si tratta di una sorta di blackout mentale che può colpire chiunque. 12 casi in Italia dal 1998 oggi che sono stati accuratamente analizzati. Il genitore che aveva dimenticato il figlio in auto non aveva problemi psicologici o cognitivi, né era negligente, ma piuttosto amorevole e accudente. La sindrome colpisce persone di qualsiasi età, sesso ed estrazione sociale. Si tratta di un'amnesia dissociativa temporanea. È come se ci si staccasse dalla realtà per un lasso di tempo, un vuoto di memoria che appare improvvisamente e improvvisamente scompare, lasciando il genitore nella disperazione più totale. Alla base spesso lo stress, la mancanza di sonno e di concentrazione. Altra concausa, la routine della vita quotidiana che porta ad agire in modo inconsapevole. È come se venisse inserito dalla mente una specie di pilota automatico. In molti dei casi il genitore doveva accompagnare il bambino da qualche parte prima di andare a lavorare, ma dimenticandosene a causa di mancanza di segnali del piccolo, i bambini spesso in auto dormono, ha proseguito il tragitto. Proprio per questo è obbligatorio per i piccoli sotto i 4 anni il seggiolino antiabbandono, che segnala la presenza del bambino.